pronto un nuovo tratto del percorso ciclopedonale che si snoda dalla zona Ronchi-Folonica lungo il torrente Fermulla fino ad arrivare in località Olmi, passando per la via Montalbano. Si tratta del completamento di una delle due direttrici del nuovo sistema di mobilità alternativa e sostenibile di cui si sta dotando la città di Quarrata attraverso la realizzazione di 4 lotti, di cui 2 già ultimati, di percorsi ciclopedonali che attraversano gran parte del territorio comunale. Ad essere stato aperto ed inaugurato è stato il tratto che da via Vittorio Veneto, lungo l'argine del Fermulla, raggiunge via Donatello. È il lungo Fermulla Franco Ballerini e per questo un breve tratto del percorso è stato realizzato in pavé, in ricordo delle sue vittorie alla Parigi-Roubaix. Al taglio del nastro hanno preso parte una classe della scuola primaria di via Santa Lucia, una classe della scuola primaria di via Torino. Già aperto, oltre al tratto da via Pretelli a via Vittorio Veneto, anche il percorso su ambo i lati della carreggiata di via Montalbano, dall'intersezione con la via Brunelleschi fino al semaforo sulla via statale in località Olmi. I bambini portano allegria, portano colore e poi credo che sia proprio anche un momento di festa per loro. Con questo nuovo tratto di pista ciclabile andiamo a chiudere tutto il tratto nel centro della città quarratina. Oggi da un punto di vista pedonale o ciclabile si può raggiungere partendo dalla zona dei campi da tennis in via Folonica sino all'incrocio degli Olmi, dove sono state realizzate le piste ciclabili anche lungo la via Montalbano. È una mobilità alternativa, credo che sia fondamentale per lo sviluppo e la crescita della città. Nello stesso tempo stiamo lavorando anche per ultimare il tratto che dalla zona di Villa La Magia porterà con un percorso ciclopedonale all'area protetta della Querciola. Questo tratto è in fase molto evoluta nella sua realizzazione e sarà concluso entro l'autunno di quest'anno.